Un grave incidente nel pomeriggio a Rosà, un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del suo monopattino elettrico. Il fatto è accaduto alle 15.25 di sabato 27 maggio in via Bertorelle, una parallela della strada statale 47 Valsugana. MMA, le iniziali, nato in Bangladesh, residente a Deboli e domiciliato a Rosà, era la guida del monopattino elettrico e viaggiava sprovvisto di casco protettivo in direzione di Cassano del Grappa. Giunto all'altezza del civico 20, per causa in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto sbattendo la testa. Le sue condizioni, i soccorritori del SUEM 118, sono subito parse molto gravi, tanto che è stato fatto intervenire l'elisoccorso che ha trasportato il malcapitato all'ospedale di Vicenza, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. I rilievi dell'incidente e il controllo del traffico sono stati effettuati da due pattuglie del comando della polizia locale di Rosà, che fa parte del consorzio Nord-Est Vicentino.